Ciao a tutte ragazze, bentornate sul mio canale e benvenute al secondo appuntamento mensile con un make-up al mese con noi in collaborazione con Miss Jessie Makeup. Giù nell'info box vi lascio il link al canale di Jessica, mi raccomando andate a vedere anche lei. Vi ricordo brevemente che questa collaborazione mensile, che pubblichiamo io e Jessica il 15 di ogni mese, consiste nel proporvi ciascuna all'insaputa dell'altra, nel senso che non ci accordiamo prima su quale make-up realizzare, il make-up tutorial di un trucco che ci piace particolarmente in quel momento, per cui ogni volta è una sorpresa reciproca e appena avrò pubblicato il video sono molto curiosa di andare a vedere cosa ha da proporci la cara Jessica. Per quanto mi riguarda, questo mese sto sfruttando tantissimo una nuova palette arrivata nella mia postazione di corpo, che è la Joy to the Core della Faced, che mi è stata regalata da mio marito in occasione della festa delle donne, scusate che era caduto il microfono, della festa delle donne e di San Valentino. Una palette uscita in occasione delle feste natalizie, caratterizzata da questo packaging in cartone molto bello e piuttosto grande, che ricorda un po' un libro. La colorazione Tiffany mi piace molto e anche i pois dorati. Si apre con uno scatto magnetico e all'interno troviamo il classico packaging in cartone della Too Faced, dove da un lato nella copertina troviamo tre tutorial che vengono proposti di make-up appunto da realizzare con la palette. E rispettivamente dall'alto troviamo, dall'alto verso il basso, Weekday, che io sto sfruttando tantissimo in questo periodo proprio durante la settimana. Weekend, che è molto più colorato e glamour ed è quello che sto indossando e vi proporrò nel tutorial. Infine c'è Party Time, che non ho ancora realizzato, ma è molto elegante e anche sexy perché c'è dell'oro, del taupe, insomma sicuramente lo proverò quanto prima. Dall'altra parte troviamo poi le 15 cialde, dei colori molto versatili, in quanto in effetti ci sono color bronzo e oro che ricordano un po' proprio il periodo natalizio e anche ad esempio questo marrone glitterato molto bello. Però ci sono poi sì tonalità scure, più matte e quindi adatte all'inverno, ma anche tante tonalità molto chiare, sia di rosa che di azzurro, ad esempio questa qua Joy è la mia preferita, che la rendono molto versatile anche durante la primavera e l'estate. All'interno troviamo poi una vera e propria chicca, che è questo mascara, il Lash Gasm Mascara, che vedrete all'opera del make up tutorial, è molto valido, io mi ci sto trovando benissimo ed è ben presto diventato uno dei miei mascara preferiti, in quanto è molto performante, pigmentato e alla fine si strucca molto bene. Sapete che io faccio molto caso a questo aspetto. Per cui ragazzi, adesso che dire, vi lascio al make up tutorial, chiamiamolo così per intenderci vero e proprio, anche se è più che altro un momento di condivisione tra amiche di trucco, diciamo così. Vi ricordo ancora una volta di andare a vedere il video di Jessica, che saluto e ringrazio per collaborare sempre con me, e se vi fa piacere ci vediamo al prossimo video. Ciao! Come base per l'ombretto ho già applicato sugli occhi l'Hilo Stage di Essence. Il primo colore che prelevo dalla palette è Powdered Sugar, questo color cipria che vado ad applicare su tutto l'occhio. Come vedete, le cialdine Too Faced sono sempre un po' polverose, ma si fanno perdonare questo piccolo difetto con la grande sfumabilità. Il secondo colore che prelevo è questo bellissimo rosa glitterato che si chiama Tutu e che vado ad applicare sulla palpebra mobile. E ora la volta di Chestnut, questo bellissimo color nocciola, che prelevo con il pennellino a penna di Neve Cosmetics e applico nella piega dell'occhio creando una riga, che vado poi a sfumare meglio coi pennelli MAC. Delineo la rima interna dell'occhio con il trucol nero di pupa, applicandolo sia sotto che sopra, e poi vado a piegare le mie ciglia per 20 secondi col mio amato piegaciglia. E ora la volta dell'eyeliner in gel della Maybelline New York, che applico come sempre col pennellino 210 di MAC. E finalmente è il turno di Lash Gasm Mascara. La chicca di questa palette, mi piace tantissimo questo mascara. E ovviamente lo applico sia sulle ciglia superiori che su quelle inferiori. Adesso delineo la rima cigliare inferiore, dapprima con Yule Log, questo bellissimo marrone glitterato, che applico fino a metà della rima con il pennellino a penna di MAC. E poi prelevo Joy, la cialda che preferisco di tutta la palette, come vedete è questo bellissimo color turchese molto primaverile, e lo applico sulla restante parte di rima cigliare inferiore e creo un punto luce all'angolo interno dell'occhio. Tolte brevemente col cotton fioc le sbavature di mascara, passo a delineare le mie sopracciglia con il solito kit in polvere di Essence. Ho finito la polvere più chiara, ma utilizzo quella più scura, ricalcando un po' meno con il solito pennellino angolato, sempre della Essence.
Passo ora a Camouflage Gorilla Steel, che è il correttore per la zona del contorno occhi. Ne prelevo una piccola quantità versandola sul dorso della mano. La lavoro poi con il pennello da correttore della Nive Cosmetics e lo vado ad applicare lavorandolo opportunamente sulla zona. E ora al turno dell'accoppiata vincente Flat Perfection Kabuki di Nive Cosmetics, che vado ad applicare come al solito sul viso. Come blush prendo questo rosato della Mega Palette di Sephora che applico con il pennello Disco Blush. Infine sulle labbra voglio molto colore, per cui ho scelto Impassion di MAC. E questo è il risultato finale, spero vi piaccia ragazze, fatemelo sapere. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video, ciao!